Come abbiamo visto, si tratta, come in tutti i Santi Vangeli, di miracoli. Gesù che fece questi miracoli, non uno o due, ma ne ha fatti tanti. Ma in genere, quando Dio opera, non opera in un altro modo, sempre col miracolo. Non che non tiene conto delle leggi della natura, ma le leggi della natura, le leggi scientifiche, questi sono giochetti per noi altri, per ordinare la nostra vita, per capire qualcosa, per andare avanti sulla terra nella nostra vita, ma leggi per il Signore non esistono, perché legge della natura o legge scientifica vuol dire mettere limiti. Oh, Dio non ha limiti. Si capisce che ha la logica, perché lui è Logos, perciò si chiama così, il verbo, la logica assoluta, la ragione assoluta di tutto quanto. Ma altrimenti opera immediatamente, tutto ciò che fa, fa in un secondo. Spero che anche voi abbiate avuto qualche miracolo nella vita, ma siate sicuri, ne abbiamo avuto tutti, io ne ho avuti tanti. Se non ci fossero stati oggi non sarei vivo. Ma di questo possiamo parlare un'altra volta. Però ciò che ho capito ogni volta che è successo è che tu, come uomo, ti dai nelle mani dei medici, ti dai nelle mani delle autorità di qua e di là che ti organizzano, che ti aiutano, fanno tutto il possibile, però in tempi lunghi, lunghissimi, e non risolvono nulla. Avete visto che del resto anche il Vangelo dice che quella povera donna è andata in mezzo ai medici, poveretti. Insomma, i medici fanno tutto ciò che possono, però in quel caso dice che non solo che non fecero niente, peggiorarono la situazione. E non dite che erano medici arretrati di 2000 anni fa, ancora oggi succede questo. Non dimenticheremo mai questa proprio classica romana, che quando era malato il Papa Paolo VI, non so se qualcuno di voi ricorda, siete giovani, però era malato, ma i medici gli dissero: sì, il Santo Padre è malato, ma non muore, sta bene, si rifà, si riprende. E così il 5 di agosto lo mandarono a Castel Gandolfo, che in genere di estate si va lì, ma non era andato per proprio perché stava male. Però tranquilli, i medici hanno detto: sì, sì, va bene, no, no, non succede niente. Andrà, è morto il giorno dopo, la notte dopo, il 6 di agosto. I medici sono rimasti così, è stato uno scandalo da quell'epoca. E beh, non puoi dar la colpa a nessuno, però per dire, ecco, questi siamo. In mezzo a tutto questo, Gesù Dio, zac, fa un miracolo in un secondo. Immaginatevi quando si dice il conflitto fra la fede e la religione, fra la scienza e il cristianesimo. Non è un discorso giusto, non è un discorso logico. Da un punto di vista non può esistere conflitto fra il cristianesimo, fra la religione e la scienza. Ma da un altro punto di vista l'opposizione è totale. Non esiste punto d'incontro, per il semplice fatto che la scienza ha le sue teorie vere e teorie false. Ma anche se fossero tutte vere, quando Dio agisce non tiene conto di nessuna teoria, di nessun limite. Sì, certo, fra le leggi che si imparano anche a scuola, l'evoluzionismo è una legge falsa, completamente falsa, o che ti dicono che il mondo è uscito dal nulla da solo, perché non possono più dire, come dicevano 50 anni fa, che è eterno.
E neppure possono dire che l'ha creato Dio, e allora esce fuori che i nostri bambini imparano che è uscito dal nulla da solo. Va bene con teorie molto sofisticate per impressionare, ma anche se fossero vere non ha nessuna importanza. Immaginatevi questi miracoli raccontati in questo Vangelo. Ma se mai questa bambina, che era morta, non era solo malata, è risorta, come la spieghi con la legge dell'evoluzionismo? Quanto tempo, perché la legge dell'evoluzionismo, a parte che una cosa si trasforma in un'altra, ma ha bisogno di milioni di anni. O il miracolo dell'acqua trasformata in vino a Cana di Galilea. Quanti milioni di anni ha bisogno l'acqua per, attraverso la logica dell'evoluzionismo, di trasformarsi in vino? Da sola. Ah, che il vino si trasformi in acqua, questo è molto semplice. Lo sanno i nostri che fanno vino. Se vogliono, te lo trasformano in pochi giorni. Ma all'inverso? All'inverso no. Ecco, questa è la logica. Quando c'è il miracolo, le nostre leggi non sono importanti. Perciò questa è la risposta. Non esiste conflitto, legge, religione, scienza. Se prendila come vuoi. Quando sei in contatto con Dio hai fede senza dubbio e vedi che i medici, la scienza, di nessun genere, di tutti i generi, non sa fare nulla, se Dio fa il miracolo sei salvo, se no, addio. Questa è la logica ed è splendida, perché Gesù Cristo è venuto sulla terra apposta per questo, perciò si chiama Salvatore, si chiama Liberatore. Per liberarci, per salvarci non solo dalle malattie ma dalle dispiaceri, salvarci dalle regole di questo mondo, dandoci solamente la legge morale, che non è perché è una legge, ma perché grazie al rispetto perfetto della legge morale, non rubare, non mentire, essere puri, essere casti, eccetera, eccetera, tu sei felice, realizzato, perfetto. Se tu calpesti in piedi la legge morale, qualunque comandamento, ti inganni da solo, perché la fonte delle nostre tristezze, delle nostre infelicità, dei nostri dolori è sempre questa, la mancanza di rispetto. E poi vedi una cosa, la gente in genere, cristiani o non cristiani, calpestano in piedi volentieri la legge morale. Ah, dice, oh, una bugia in più o in meno, oh, una donna in più o in meno, che significa? Oh, un atto di superbia in più o in meno. Però rispettano a perfezione le proprie regole, le leggi, e quelle leggi farisaiche o formalistiche o burocratiche, senza le quali non fanno carriera, senza le quali offendono il superiore, il vicino, eccetera, vedi? Ma Dio questo lo vede e dice, ah sì, d'accordo, vi lascio nelle loro mani. Conclusione, invito a me stesso, invito a voi alla fede senza dubbio, perché sicuro il Signore esiste, il Signore ci ha creati, su questo possiamo anche approfondire, però non è bello, non è giusto che tu ti metti a pregare mentre dici, Signore abbi pietà di me, Signore guariscimi, Signore dammi, per esempio potete pregare, ecco, siamo qui a Tarquinia Lido, questo bellissimo posto in questo mondo che un mondo intero invidia, a dire siamo venuti qui per divertirci, per riposarci, per star bene, facci, aiutaci, dacci una mano, se non ti aiuta lui starai male, puoi spendere quanto puoi, starai malissimo, sai benissimo questo, perciò prega. Ma quando preghi, qualunque cosa chiedi, mentre preghi non permettere al tuo cervello di dire nello stesso tempo mentre preghi, ma chi lo sa se Dio esiste, chi lo sa se mi ascolta, chi lo sa se ne sono degno, ma che domande sono queste? Non hai permesso di permetterti questo dopo una vita di fede?
Allora l'ateo che deve dire, poveretto? Oh, il pagano. Tu sei romano, o che sei nato, o che sei cresciuto lì. Uno che viene a Roma dopo un anno non è più di Torino della Siberia, è romano. Se crede di poter imparare qualcosa dai miracoli dei santi e dei martiri di Roma. Perciò noi abbiamo un privilegio unico, fede senza dubbio. Concludo dicendovi, certo, fede senza dubbio è, se mai avessi dubbi, non pensarci. Insisti. Signore, perdonami, ho dei dubbi, però io insisto, io so che tu puoi tutto. C'è una frase nel Vangelo che ti aiuta in questo caso. Dice, Signore, credo, aiuta alla mia incredulità. È interessante. Ma tu sei in queste condizioni molte volte al giorno. Fallo e avrai la grande ricompensa. Certa, che ve lo auguro e me lo auguro. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie per la vostra pazienza. E adesso ci alziamo e recitiamo il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio.